Ciao ragazzi, con questo video, oltre a salutarvi e a farvi ricordare la mia facciona, ci tenevo a donarvi la mia solita predica, ma questa volta purtroppo a distanza, ma ancora per poco. Spesso a scuola parliamo di attualità, di sport, di comportamenti, di regole sportive, di tecnologia, ma siccome e sicuramente in questi giorni, più delle altre volte, siamo spesso collegati tramite i social per comunicare, condividere o semplicemente informarci, il mio consiglio è quello però di evitare di leggere notizie che vi giungono un po' alla carlona da tanti contatti che o per pigrizia o per negligenza non si preoccupano di verificare la veridicità, cioè la correttezza della notizia. Per informarvi non in maniera ossessiva è opportuno che lo facciate attraverso le fonti istituzionali o i siti più autorevoli e sicuri. Non vi cito siti che potrebbero essere di parte, ma magari per quanto riguarda le agenzie di stampa potreste collegarvi all'ANSA.it, ne abbiamo già parlato con gli alunni che più vivo da vicino, l'AGI.it o l'ADNCronos.com. Ancora di più quelli istituzionali, come il sito della Protezione Civile o il sito della Presidenza del Consiglio. Quindi il mio consiglio è di ignorare le notizie spesso fuorvianti che si leggono sui social network, che in queste situazioni rischiano magari di diventare veicolo, io la chiamo psicosi collettiva, e di seguire le regole che il nostro governo ci sta dettando e sicuramente i vostri genitori vi stanno facendo, rispettare. Soprattutto rimanete a casa cercando di giocare. Parlate con la vostra famiglia, molto 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 importante. Seguite il nostro canale, ma soprattutto dedicate delle ore allo studio e alla lettura. Un grosso abbraccio da me, ci rivedremo sicuramente presto. Passerà tutto veramente in pochi, veramente manca poco. E soprattutto ricordatevi che noi vi pensiamo veramente sempre. Ciao ragazzi.